Michele Gismondi, il grande ciclista marchigiano che con tanta fatica e sacrifici riuscì a conquistare la stima di Fausto Coppi. Gismondi è il simbolo di quel ciclismo pulito, non ancora macchiato dalle vicende di doping. La sua è una storia sportiva ricca di giornate esaltanti e di cocenti e ingiuste sconfitte. Atleta infaticabile, umile, tatticamente attento, per quasi 10 anni fu il fedele compagno del campionissimo. Una poesia ironica di Gianni Rodari, dedicata ad un gregario, pare scritta apposta per Michele Gismondi, che senza rimpianti interpretò al meglio il ruolo di prezioso scudiero al servizio del capitano. Filastrocca del gregario, corridore proletario, chi è campione di mestiere deve far da cameriere e sul piatto senza gloria serve loro la vittoria. Purtroppo senza gloria rimase Michele Gismondi nel 1959, quando per una svista arbitrale perse in volata il titolo iridato. Professionista dal 1952 al 1960, disputò un Tour de France e 8 Giri d'Italia. Nel suo palmarès troviamo comunque il Gran Premio Belmonte Piceno nel 1953, 3 tappe del ciclomotoristico, il Gran Premio d'Europa a Imola nel 1958 e la Coppa Agostoni nel 1959. Dopo quasi mezzo secolo, la sua storia è tornata alla ribalta con le mostre di Sesto Ugo Pallotti e per la tenacia di Marco Galletta. Quest'ultimo, infatti, insieme a un gruppo di amici appassionati di ciclismo, ha deciso di omaggiare il gregario per eccellenza, intitolandogli un gruppo ciclistico. La nuova società, presieduta dallo stesso Galletta, con l'instancabile Fulvio Scipioni nel ruolo di vice, intende essere un punto di riferimento per chi vuole vivere questa splendida disciplina come uno sport per tutti, non orientato alla solita performance individuale, ma che crei i presupposti della promozione umana, che solleciti e promuova momenti aggregativi e che incida nel contesto sociale e civile come momento di coesione e socializzazione. Beh, l'idea è nata che sono stato sempre un tifoso di Michele. Io vengo da Monterenaro, andavo a trovare, che era amico dei suoi figli, per vederlo, per andare a vedere Michele, che era un gregario di coppie, e vedere un campione, per me era un campione. E mi sono sentito il dovere di fare questa società, dato che qui torno, purtroppo non ci ha pensato nessuno, e ci ho tenuto molto a fare questa società dedicata a lui come uomo e come ciclista, che è stato un super campione per me, è stato a livello, non a livello di coppi, ma diciamo stava lì. E la società di quanti corridori si compone? Poi ricordiamolo, tutti possono iscriversi, perché più si è meglio è per questo gruppo. Sì, finora ne siamo pochi, siamo 5-6 corridori, ma piano piano cresceremo con le dovute criteri di intelligenza, diciamo tra nuove persone mature di una quarantina d'anni. Giusto, ci serve per divertirci, per sfogo, non ci serve essere campioni a 40 anni, ma solo per fare gruppo, per stare insieme. Per stare insieme, perché ricordiamolo, è una delle priorità dello Dutch Exciner, e voi fate parte di questa grande famiglia di amatori del ciclismo europeo, poi volete diventare un punto di riferimento proprio per tutti i corridori, tutti appassionati di ciclismo della zona, del Fermano, del Basso Maceratese. Sì, sì, giustamente, tutti qui ci ritroviamo tutti la domenica per frequentarci. Un po' si fa diagonismo, un po' ci si scherza, un po' per portare avanti questo discorso dell'Udage, del SNAI, fare le gran fondo turistiche. Dopo, chi ha voglia di fare il lagonismo, fa il lagonismo. Poi sappiamo che Marco Galletta è un grande organizzatore, quindi noi ci aspettiamo, magari non subito, ma nei prossimi anni un trofeo, magari proprio il primo trofeo Michele Gismondi, qualcosa di questo tipo, perché c'è un'esperienza organizzativa e di gestione di squadre sportive senz'altro importante da parte sua. Ma io ci spero, io più che altro spero per la continuità di questo gruppo, non dando come trofeo, il trofeo è simbolico. L'importante è continuare in questo gruppo, farlo crescere piano piano con la serietà di Michele Gismondi, perché Michele Gismondi è una persona seria che merita la serietà, e il trofeo, penso che più trofeo di quello non esista. Poi ricordiamo la collaborazione di Fulvio Scipioni, che è il suo vice, quindi c'è proprio una bella organizzazione, un gruppo affiatato che vuole far tanto per la crescita del ciclismo amatoriale. Sì, senz'altro, se non c'era lui questa società non nasceva, sono stato molto spinto da lui di fare questa società insieme a lui,
Diciamo, lui e noi stiamo molto in contatto, è proprio il braccio destro, giusto? Il braccio destro che ragioniamo, facciamo le cose come vanno fatte con la dovuta semplicità. Ma io sono onorato io di far parte di questa società nuova e speriamo che ci sia tutto di bene. Però c'è una cosa che va dato merito, lei è sempre presente quando viene invitato alle iniziative, alle feste, ma anche alle stesse corse lei partecipa, se può è sempre lì perché vuole dare dei suggerimenti, vuole aiutare i giovani, c'è questa voglia di insegnare visto che lei ha un grandissimo bagaglio di esperienza. Ma l'esperienza penso di averne dall'inizio alla fine, perché la fortuna mi ha creato che in tutte le parti dove sono stato, le società, dal Lievo all'Esordiente, è stato sempre un corridore che ha avuto dei risultati. E adesso fare il direttore sportivo l'ho fatto tempo dietro alla squadra, alla Citte di Santa Margherita. E poi me ne sono venuto fuori perché era un momento così, primo momento mio, momento anche di tutte le società. Speriamo di fare qualcosa con questa società, via. Non è che qui c'è da vincere, qui c'è da arrivare.